Eccoci nuovamente insieme in diretta ancora con Focus TG, colpi di fucile a Pallini contro gli alunni di una scuola media di Padova. Gli autori sono due giovani che sono stati denunciati dai carabinieri, hanno dichiarato volevamo soltanto giocare. Sentiamo. Ragazzini delle medie finiti bersaglio di pallini di plastica sparati con un fucile a molla. Nessun ferito per fortuna, ma ci sono due giovani padovani di 23 e 20 anni denunciati a piede libero dai carabinieri. È successo martedì pomeriggio all'uscita dalla media Todesco di via Leopardi dietro a Santa Giustina. Una bravata, secondo i due sparatori, scoperta dal papà di uno degli alunni colpito da un pallino, che è andato alla stazione dell'arma di Prato della Valle. Da un controllo in un condominio di fronte alla scuola è saltata fuori la verità. Fucile sequestrato, i due denunciati hanno detto che volevano solo giocare e non ferire nessuno. Il genitore del bambino colpito non ha sporto denuncia. Andiamo avanti con la cronaca, ci spostiamo nel Trevigiano, furti messi a segno nella canonica di Trevignano. Le immagini. Sono entrati in canonica e dentro nell'abitazione non hanno toccato niente, sono entrati e sono venuti qui all'oratorio. Non c'è pace a Trevignano. I furti ai danni di esercizi commerciali ed abitazioni sono numerosi da tempo, ma ora ad essere prese di mira sono le chiese e le canoniche. Nell'ultimo anno tutte e quattro le parrocchie presenti nel comune sono state preda di furti che hanno talvolta creato danni consistenti. L'ultimo furto è avvenuto nel garage della canonica di Falzè di Trevignano, dove sono state rubate delle biciclette. Per Don Silvio Caterino, parroco di Trevignano e Falzè, che ha deciso di scrivere la sua preoccupazione anche sui social, la situazione è tutt'altro che tranquilla. Allora, io ho espresso semplicemente una preoccupazione che è quella di aver constatato che in sei mesi abbiamo avuto nelle nostre quattro chiese della collaborazione pastorale di Trevignano sei furti. L'ultimo, ieri pomeriggio, sono state rubate delle biciclette e questa è una questione anche molto minimale, se vogliamo. Preoccupa un po' il fatto che ultimamente le canoniche vengono prese di mira e vengono fatti dei danni e in alcuni casi vengono fatti anche dei furti. In meno di un anno, ci ha detto Don Silvio, dopo il furto del cuore della statua della Madonna del Carmine, i ladri hanno rubato e fatto danni in canonica Falzè, rubato due volte in canonica Signoressa, a Musano ha fatto danni alla canonica e rubato nella sacristia, per finire con i danni alla canonica di Trevignano 20 giorni fa. Per i residenti e i fedeli la misura è colma. Ci hanno dato il sentimento, perché no, non si vede niente, non fate manco e non vedo niente. A Castelfranco Veneto sta per partire la campagna di sostituzione dei contatori dell'energia elettrica. Allora arriva l'appello del comune che dice state attenti alle truffe. Nuovi contatori per l'energia elettrica per 17.000 cittadini di Castelfranco. Al via la campagna di installazione con i cosiddetti contatori intelligenti che consentiranno tra l'altro di monitorare in tempo reale i consumi della propria abitazione. Il timore è che qualche malintenzionato possa approfittare di una così vasta campagna di lavori per intrufolarsi nelle case e mettere a segno delle truffe. Per evitare questo c'è stato un vertice tra comune, polizia locale, carabinieri e tecnici della società. Per prendere atto di come partirà questa campagna di sostituzione, sono ben 17.000 le famiglie interessate a Castelfranco Veneto e quindi approfitto di questa occasione anche per informare la cittadinanza che vi saranno degli operatori sul territorio per la sostituzione di questi contatori, ma forniti di tesserino e di tutti gli strumenti utili per essere identificati. L'appello ai cittadini, in particolare agli anziani, è comunque quello di prestare la massima attenzione e in questo, come in tutti gli altri casi di chi si presenta alla porta, non abbassare la guardia. Se c'è qualche dubbio, qualche cosa che non torna, non aprite, non mettetevi a disposizione, chiamate la polizia locale piuttosto che i carabinieri di Castelfranco Veneto e vi confermeranno se il vostro contatore lo stanno sostituendo e se gli operatori che si presentano a casa vostra sono effettivamente coloro deputati a questo tipo di intervento. Le baby gang di Venezia e Mestre, l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan chiederà al prefetto la lista delle scuole frequentate dai baby bulli.
chiederò al prefetto di darmi una restituzione delle scuole dove questi ragazzi stanno andando e sarà mia cura intervenire nei confronti dei dirigenti scolastici per chiedere loro una certa attenzione e anche qualche punizione. I componenti delle baby gang che hanno terrorizzato Venezia e Mestre iniziano ad avere un nome e un cognome. In 27 sono stati identificati dalla polizia. Le indagini ora intendono appurare le singole responsabilità. Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, intanto intende convocare i genitori per capire il contesto nel quale è maturato un fenomeno che ha scioccato la città. Se sono tra fino ai 16 anni, tra i 16 e i 18, verosimilmente stanno andando a scuola, quindi il problema mi riguarda anche come assessore all'istruzione. Io applaudo all'iniziativa del prefetto, perché chiamare i genitori vuol dire anche mettere i genitori di fronte alle responsabilità. I genitori spesso dicono non è mio figlio, ma magari in buona fede, però un po' più di conoscenza del proprio figlio, della propria creatura deve esserci. Cosa fa con quel telefonino, conosciamo i suoi amici, sappiamo dove naviga in rete. Forse ai giovani è stata concessa una libertà che non sempre è ben utilizzata, ma non carichiamo le scuole, dice Donazzandi, troppe responsabilità, responsabilità che vanno anche divise con le famiglie. Non è più nemmeno un problema di classe sociale, c'è la noia, c'è tanto uso di droga. Sapete che sul tema della droga io sto chiedendo che ci siano addirittura i test obbligatori per i ragazzi, perché far prendere loro paura, farli preoccupare delle loro scelte oggi li salverà per domani. Bisogna educarli questi ragazzi, mi ha detto il sindaco Brugnaro, arriverà anche la bastonata oltre alla carota. Beh, io non so se il bastone può servire, ma se dovesse servire ben venga anche il bastone. A Padova partirà il controllo di vicinato in 4 quartieri della città. Borgomagno, San Carlo, San Bellino e Pescarotto. Partirà da questi 4 rioni padovani il controllo del vicinato. Cittadini attenti e pronti a segnalare situazioni sospette. A chi? In una chat su WhatsApp, conosciuta alla prefettura e alle forze dell'ordine, dove i messaggi, prima dell'invio al 113, vengono vagliati da alcuni responsabili. Non sono previsti pattugliamenti, sulle chat dovranno essere comunicate soltanto notizie che abbiano un certo fondamento, nella chat ci sarà un capo chat che filtrerà queste notizie, quindi per dire una cosa molto semplice non si potranno fare gli auguri, non si potranno mandare immagini, non si potranno fare scherzi, video, cose che girano normalmente su WhatsApp. Poi ci sono i cartelli stradali, già presenti in altri comuni padovani come Montegrotto, già 140 le adesioni a Padova. Abbiamo fatto due giornate già formative, dopo il periodo pasquale faremo una terza giornata formativa, dopodiché verranno formalizzate le chat con la scelta dei capo chat e quindi partirà il progetto anche in città. Alla commissione sono arrivate altre richieste da residenti di Piazza De Gasperi e della zona Stadio Euganeo. Gli incontri informativi si terranno a maggio. I padovani interessati a fare parte di questo servizio possono contattare il comando nord dei vigili urbani di via Tiziana Spetti, commissario Turatello, oppure scaricando il modulo dal sito internet del comune. Ci fermiamo adesso per qualche minuto, torniamo tra pochissimo ancora con Focus TG. Vi aspetto.